Benvenuti a questa video lezione dedicata al corso di monoporzioni avanzate. Nello specifico realizzeremo due tipologie diverse di preparazione, di cui una, la seconda nello specifico, verrà trattata in modi differenti per ottenere da una stessa preparazione più tipi di dessert diversi. Lo scopo di questi corsi è anche questo, dare la possibilità di ottenere con una sola preparazione più tipologie di dessert. Per quanto riguarda i dolci che prepareremo oggi, nello specifico li dividiamo in due sottospecie, una preparazione da forno e una preparazione invece da frigo. Per quanto riguarda la preparazione da forno, realizzeremo il babà con il metodo del cutter, quindi adatteremo una preparazione prettamente classica ad una realizzazione moderna, sia nella forma che nel metodo di lavorazione. Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di dessert, realizzeremo una pina colada, quindi un dolce al cocco, molto particolare perché verrà racchiuso da un guscio di ganache anidra al cioccolato fondente, e con questa stessa preparazione realizzeremo anche dei dolci in forma di eclair che glasseremo con una glassa anidra al rocher, e dei piccoli dolci, diciamo così, gelato, che ricopriremo poi a nostra volta con glasse rocher differenti. Dedichiamoci adesso alla prima preparazione. La prima preparazione, come abbiamo detto, è il babà realizzato col metodo del cutter. Sapete che il babà è una preparazione lievitata molto lunga nella lavorazione perché richiede l'inserimento delle parti grasse molto lentamente all'interno della vostra planetaria. Questo scoraggia spesso molti nella preparazione di questo dolce. Un'alternativa che è stata messa a punto in questi anni è proprio quella di realizzarlo con il cutter, per intenderci un robot da cucina a lame, quindi che sia un bimby, che sia un robot con lame semplici, che sia un cutter di un mixer a immersione se facciamo poco impasto, insomma qualcosa che lavori tutti gli ingredienti contemporaneamente. E proprio la particolarità di questo impasto è che metteremo dentro tutto assieme, lavoreremo per 1-2 minuti al massimo e poi lasceremo lievitare direttamente in bicchiere. A fine lievitazione la cosa che dovete fare, importantissima, è riazionare per qualche secondo le lame a massima velocità, quindi smontare l'impasto e andare poi a dressarlo nei vostri stampi, classici da babà, da savarin, oppure stampi monoporzione particolari per dare una forma moderna al vostro babà. Quindi un impasto che si adatta benissimo sia alla preparazione del babà classico a funghetto che alla preparazione del babà in forma moderna che vedremo proprio oggi. E rifare una lievitazione veloce di circa 30 minuti, dopodiché andare ad infornare il vostro dolce. Vedremo assieme come realizzare anche la bagna per i vostri babà e come procedere ad una farcitura un po' particolare, perché il babà classico prevede la farcia di crema pasticcera piuttosto che di panna. In questo caso utilizzeremo una crema ai due limoni, nello specifico lime e limone classico, realizzata sotto forma di ganache montata, ma vedremo solo successivamente questo passaggio. Cominciamo con vedere invece la prima realizzazione, quindi la lavorazione del nostro impasto per il babà. Vedete, prendo il bicchiere del mio cutter, un bicchiere con lame inserito, quindi un bimby va benissimo per questo tipo di lavorazione, non a funzione impasto ma a funzione proprio lama classica, e inserisco all'interno tutte le mie i miei componenti. Quindi parto dalle farine, inserisco poi successivamente il burro che ho tirato fuori un'oretta prima dal frigorifero, quindi burro morbido per facilitare la mia lavorazione, e tutto il resto degli ingredienti, quindi uova. L'unica cosa che metterò in due step sono le uova, quindi le batterò un po' nel boccale, inserirò una prima parte all'inizio della lavorazione e una seconda parte qualche minuto dopo, in modo da dare il tempo al composto di idratarsi piano piano. Miele, il mio sale, l'aroma che metteremo all'interno del nostro babà, e possiamo utilizzare semplicemente pasta di vaniglia, una bacca di vaniglia, oppure utilizzare degli aromi che sono un bouquet di zeste di arancia e di limone per dare la classica profumazione al vostro babà.
il lievito di birra sbriciolato direttamente all'interno, non c'è bisogno di reidratarlo perché si andrà a lavorare benissimo con il resto dell'impasto. E come vi dicevo, questa essenza aroma e di aroma limone e arancia che vado a mettere all'interno in qualche goccia del mio composto, proprio per dare la classica profumazione al mio babà, che sarà poi ultimato con la mia bagna tipica a rum. Se volete potete anche creare una bagna al limoncello, la scelta è vostra. Con questa crema e due limoni anche la bagna al limoncello si presta benissimo per questa tipologia di dolce. Quindi vedete, aziono intanto il mio cutter, dopodiché procedo all'inserimento in due tempi delle mie uova.